La cosa importante di queste silhouette, che in qualche modo sono allegoria di una condizione di vita, è che non sono un segno astratto, non sono qualcosa, diciamo, ricavato da un'idea. Non è una stilizzazione, quindi si arriva a una condizione, si potrebbe dire slogan, non per via di ideologia ma per via di materia. Cioè, la silhouette è una sorta di concentrato, di estrapolato, di senso di sedimentazione della fotografia. Laddove la cosa interessante di Franco Ionda è che cerca di parlare dell'uomo, ma lo fa senza il ricorso facile e consolatorio alla figura. Questa è un po' la scommessa dell'arte contemporanea, cioè, che cerca in qualche modo di recuperare l'uomo. Lo fa senza il ricorso consolatorio alla figura e quindi alla tradizione dell'arte occidentale in particolare. E lo fa, diciamo, in qualche modo dalla fotografia, ricavando questa silhouette. Queste silhouette che cosa sono? Queste silhouette che sono in continuo movimento ma che non si spostano mai. Non è un caso che uno dei titoli delle opere di Franco Ionda è Anattandango Do. Insomma, no? Ci sono Vladimir e Estragon che vorrebbero in qualche modo muoversi ma sono sempre lì a aspettare qualcuno che lo arriva. Questa silhouette in realtà che cos'è? È una sorta di spessore senza volume. È una figura che ha perso le dimensioni e che si ritrova concentrata su di sé il residuo di qualcosa che non sa bene cosa sia. E perché è importante questo spessore senza volume? È importante perché ci racconta la nostra condizione di volumi senza spessore, questa è la realtà, insomma, se la vogliamo usare così. L'importanza di questa mostra, qual è, Frank? Me lo dica lei! L'importanza di questa mostra è che abbiamo cercato di trasformare l'intero spazio, l'intera galleria, in una sorta di teatro, che è il teatro dell'installazione, dove basta vedere lo specchio, le silhouette escono dalle opere, in qualche modo si appropriano dello spazio, interagiscono con lo spettatore, anzi, suggeriscono allo spettatore che lo spettatore è una silhouette, che lo spettatore deve vivere da silhouette tra le silhouette, in qualche modo per riuscire a capire, no, l'elemento veramente perturbante che c'è dentro questo condensato di inchiostro luminoso. Poi sono serigrafie, vari stati di serigrafie, eccetera, eccetera. E con lavori sul tavolo, quindi le tecniche, diciamo, più disparate, Perché... come si vede, anche l'artista si è vestito di nero per fare, per essere la prima silhouette. È biografico, tutto biografico. Noi siamo silhouette. Autobiografico, tutto autobiografico. Questa è la storia nostra, è la storia di tutti, chi più ha, chi più ne ha e più ne metta, va bene? Io penso che possiamo concludere e speriamo nel futuro, aspettiamo Godot.